Bianconeri rifilano 3 gol alla squadra di Mazzone, ma il risultato è troppo severo per Giannini e compagni. I giallorossi sono ben disposti in campo. Moriero e Fonseca tengono in ansia la retroguardia bianconera, dove Ferrara e Carrera si scambiano in marcatura l'uruguaiano e Balbo. Al 32esimo la frittata giallorossa. Un'innocua rimessa in gioco di Aldair si trasforma in un prezioso assist per Ravanelli, pronto e abile a battere con un pallonetto Cervone in uscita. Vane le veementi proteste degli ospiti. L'arbitro convalida il gol. E loro dicevano che doveva essere ripetuto il fallo perché Aldair aveva colpito nella rimessa il guardalinee, quindi gli è scivolata la palla e mi è capitata lì nei piedi a me, io ho calciato e ho fatto gol. La Roma reagisce con orgoglio. Lo svantaggio nel finale di tempo è provvidenziale per l'imbattibilità della porta bianconera, l'intervento di Ferrara sulla conclusione di Fonseca. Nella ripresa i bianconeri legittimano il vantaggio grazie ad una maggiore lucidità, mentre i giallorossi si lasciano prendere dal nervosismo. Al 33esimo il raddoppio juventino, intervento di Petruzzi sul lanciatissimo Vialli. L'arbitro fischia il rigore che finisce per scatenare nuove proteste. Dal dischetto Ravanelli non perdona, siglando così una doppietta. Senza più storia ai minuti finali, con la Roma ridotta in 9 nella prateria giallorossa, Vialli scorazza felicemente.